Amici sportivi appassionati di grande basket femminile, bentrovati al Palasport Aglierciò da Alberto Vinazzi e Andrea Furlan. Sesta giornata del campionato di Serie 1 Tech Find, la capolista Umana Reyer ospita il banco di Sardegna Sassari prima della sosta del campionato per gli impegni delle nazionali, con l'Umana Reyer che è reduce da un cammino fin qui perfetto sia in campionato che in Europa, con Kuyer e Hollinshed che vanno a saltare a metà campo del Palasport Mestrino. Ovviamente seduto in panchina per Umana Reyer coach Andrea Mazzoma, lo vedremo presto in piedi perché sappiamo come vive intensamente le partite dell'allenatore dell'Umana Reyer, che attacca subito per il sottomano di Martina Fassina che sfrutta un varco nella difesa sassarese per trovare il sottomano del 2-0. Primo attacco anche per Sassari, formazione decisamente qualitativa nello starting five con un paio diciamo di ricambi di livello. Intanto la buona difesa di Matilde Villa e sull'errore di Deborah Carangelo seguiamo l'attacco di Macurata, altro sottomano, errore ma c'è Kubaya rimorchio, palla per Kuyer e si riparte da Villa. Dicevo, un paio di cambi di livello e poi anche giovani giocatrici, punta soprattutto sullo starting five la formazione restiva ora in difesa con un mismatch favorevole all'Umana Reyer e a Walk Kuyer lo sfrutta subito sfuggendo a Deborah Carangelo e trovando il sottomano rovesciato del 4-0. Approccio migliore non poteva esserci per l'Umana Reyer. Vedremo se l'Umana della Dinamo Banco di Sardegna Sassari si sbloccherà. Qui poteva starci un fischio contro Macurat, ma gli arbitri preferiscono sorvolare perché il pallone è ancora nelle mani di Sassari. Carangelo, l'apertura con il passo laterale di Jones allo scadere dei 24, c'è lo scarico, c'è l'infrazione di 24 secondi. Buona in attacco, ottima in difesa l'Umana Reyer. 24 secondi per Sassari. Partenza impeccabile da parte della Reyer in questi primi 80 secondi di gioco. Una cosa interessante che può farci, diciamo, su cui tenere l'occhio è lo scontro tra il nuovo e il vecchio, ovvero Matilde Villa contro Deborah Carangelo, che qui ha trascorso gli ultimi 10 anni della sua carriera. È sicuramente uno scontro affascinante. Qui rischia il doppio palleggio a Villa, che poi perde comunque palla, il recupero di Jones e Villa va vicina al recupero. Anche qui c'è un doppio palleggio non sanzionato, come non era stato sanzionato in precedenza a Villa. Dunque gli arbitri hanno sorvolato ancora due volte. Arriva la tripla sbagliata per Sassari, che prova a recuperare, rimbalzo offensivo con Karcmarcik, l'extra pass per la formazione sarda che prova a sbloccarsi ma non ci riesce perché la difesa dell'Umana Reyer protegge perfettamente il pitturato. Ancora 4-0 dopo due minuti di gioco con Sassari al palo e l'Umana Reyer che attacca ancora con Matilde Villa al blocco di Kubai. Ancora perde la maniglia Villa, la palla esce dal campo e la rimessa sarà per l'Umana Reyer perché c'è stato un tocco da parte di Deborah Carangelo, ma ci sono solo 10 secondi sul cronometro dell'azione per l'attacco delle Oro Granata in maglia bianca come di consueto in casa nelle partite di Serie 1 Tech Find. La palla servita a Villa, deve logicamente accelerare l'ex giocatrice di Costa Masnaga, grandissimo coraggio per Matilde Villa, arriva un errore ma c'è il rimbalzo offensivo di Fassina, l'assist per Lorela Kubai, reattività massima dell'Umana Reyer e 6-0. In questo momento non è in partita Sassari. In questo momento non è in partita e Venezia sta sfruttando benissimo il pitturato in attacco e soprattutto non sta concedendo nulla a rimbalzo in difesa sugli errori delle sarde. Qui una buona lettura di Sassari, anche se poi sbaglia Kaczmarczyk, che è la cosa più facile, cioè l'appoggio al tabellone, ma accurata l'assist per Fassina e segna anche Martina Fassina. 4 punti per Martina Fassina, 8 per l'Umana Reyer, 0 ancora per Sassari dopo oltre 2 minuti, quasi 3 di gioco al Tagliercio per questo match valido per la sesta giornata del campionato di Serie 1 Tech Find, il terzo che si gioca. Poi vi ricorderò appunto i risultati delle altre partite. Ci prova Carangelo e si sblocca anche Sassari con Alex, che come dicevi tu prima Andrea conosce benissimo questi tabelloni e questo perché questi ferri li ha visti per tanti tanti anni, mentre nel frattempo la tripla di Fassina e continua Martina Fassina, decisamente la protagonista nella grande vittoria contro Schio, che ha dato sicuramente convinzione all'Umana Reyer. Anche questa sera parte con 7 punti l'attacco di Sassari, ancora Fassina anche in difesa, recupero concretizzato nelle mani di Macurat, restivo è in angolo con le braccia conserte, sicuramente un peggior avvio non poteva immaginarsi per la sua formazione.
Manarayer, dopo ne parleremo anche di questo, che attacca ancora con l'appoggio di Kubai al tabellone. C'è il time out obbligato per Sassari, il canestro di Kubai e il time out sul 13-2. Dicevo, Manarayer che sì, avrà la sosta per le nazionali, ma avrà anche tantissime giocatrici che saranno impegnate con le varie maglie, tra quella italiana e quelle delle altre nazionali, ad esempio a Wok Kuyer con quella della Finlandia. Questo ha riprova della qualità del roster che anche quest'anno l'Umanarayer ha messo in campo in questa stagione, e il buon avvio di campionato della squadra di coach Mazzon ne è un'ulteriore riprova. Questi primi 3 minuti e 40 abbiamo potuto constatare come la fisicità in questo momento della Reyer e la velocità nella transizione, tutte le ripartenze da rimbalzo difensivo e la facilità e la velocità con cui Venezia riesce a trovare canestri facili da sotto canestro, compreso quest'ultimo di Kubai, dall'immagine perfetta di questa partita, di questo 13-2 con cui abbiamo iniziato la contesa, è chiaramente time out obbligato da parte di Sassari, perché non può assolutamente lasciar correre ancora coach Restivo. Deve aggiustare qualcosa, magari alzando un po' il quintetto. Come dicevi tu, Sassari non ha una rotazione così estrema, fa affidamento su un quintetto base e una rotazione sostanzialmente di altre 3 giocatrici. Bisogna vedere se intanto vediamo se c'è qualche cambio. Ce ne sono nell'Umanarayer, entrano Shepard e Pan, e dunque ancora alza livello qualitativo. C'è invece c'è lo stesso quintetto per Sassari, stavo controllando, perché Razza va a consegnare a Carangelo e poi ci sono Jones, Kaczmarczyk e Hollinshed. 2 punti ancora soltanto segnati da Sassari, che prova adesso con l'accelerazione. Kaczmarczyk appoggia al tabellone, esce bene dal timeout il banco di Sardegna, e dunque 13-4 per l'Umanarayer, ora in attacco con Villa per Kubais. Fa vedere Passina, riceve ancora la riapertura per Matilde Villa, che sfrutta il blocco di Jessica Shepard. Passo laterale, scarico per Passina, ultimi 7 secondi, ben costruita ma anche ben stoppata la tripla di Matilde Villa. Sarà permessa per l'Umanarayer, ma con soli 4 secondi e 1 sul cronometro dell'azione, e vediamo chi si incaricherà della rimessa. Mazzon dà ovviamente indicazioni alle proprie giocatrici, si allontana Kubai, arriva Shepard che ha preso il posto di Kuyer, e c'è il bel movimento di Matilde Villa che deve prendersi il tiro, lo sbaglia, la lotta a rimbalzo, l'ultimo tocco da parte di Shepard, qualche dubbio, c'è la palla era in mezzo, Shepard si allontana, sappiamo il carattere un po' fumantino della giocatrice, ma è chiaro che sul 13-4 si contiene. Anche pronta anche Lisa Bercani per la formazione di Umanarayer, si avvicina al cubo del cambio la play francese. Intanto Hollinshed prova a entrare in partita, attacca Kubai, appoggia al tabellone, arriva un altro canestro per Sassari, piccolo parzialino per Sassari, 4-0. È ottima uscita dal timeout per la squadra di coach Restivo, che ha alzato il livello, ha alzato sicuramente l'intensità difensiva, dando molto più fastidio all'attacco dell'Umana e trovando 2 soluzioni dalle 2 giocatrici, 2 delle giocatrici migliori a sua disposizione. 4-0 di parziale, Sassari che prova a riaprire la partita. 7 da recuperare per la squadra che ora è in difesa. Siamo al giro di boa del primo quarto. Farsina, giro di valzer, tiro morbidissimo. Sono già 9 punti per Martina Farsina sui 15 messi a segno dall'Umanarayer. 9 sono proprio quelli di vantaggio per le Oro Granata. Ora in difesa con Deborah Carangelo. Hollinshed si alza da 3 punti. Secondo ferro, rimbalzo lungo. Razza recupera il rimbalzo anticipando proprio Fassina. Bel movimento. E si arrabbia moltissimo coach Mazzon, perché è stata brava Razza, ma qui Fassina l'ha persa. Dall'altra parte Pan, l'errore, Kaczmarczyk, il rimbalzo, la transizione brava anche nel palleggio alla polacca, che poi preferisce andare nelle sapienti mani di Deborah Carangelo. Ci prova proprio Kaczmarczyk, da 3 punti l'errore, il rimbalzo questa volta è nelle mani dell'Umanarayer con Kubai per Villa, che guida la transizione. Di nuovo Lorella Kubai per Fassina, chiede palla, spalla canestro Shepard, non viene servita per la buona difesa di Hollinshed. 10 secondi ora per l'azione di tiro della squadra di coach Andrea Mazzon, buone le chiusure di Sassari. Ancora Kubai, che adesso ha un mismatch favorevole contro Jones. Il gancio di Lorella Kubai, è cresciuta tantissimo Lorella Kubai, non solo dopo l'esperienza americana, ma anche dopo essere tornata in patria con l'Umanarayer rispetto alla scorsa stagione responsabilizzata. Intanto c'è il fallo da parte di Fassina, è il primo della partita, arriva dopo quasi 6 minuti e mezzo, statistica curiosa, dicevo il primo fallo di Fassina, ma stavamo parlando della crescita di Lorella Kubai, che ora va in panchina sostituita da Nicolodi, ed entrano anche Bercani
e Makurat al posto di Villa e Fassina. Vediamo se riesco a concludere il discorso su Kubai. Dicevo, con l'assenza di Shepard e comunque l'arrivo ritardato di Kuyer, responsabilizzata la giocatrice, intanto c'è il fallo della difesa, credo, di Giuditta Nicolodi, e così è. La giocatrice di origine umbra ha trovato spazio e sta sicuramente rispondendo alla grande. Qui due falli in un amen per l'Umana Reyer, il primo fallo di Nicolodi è il secondo di squadra e concede un'altra rimessa offensiva al banco di Sardegna, però di nuovo sotto di 9 Carangelo, bello il movimento, Kaczmartyk però scarica nelle mani di Anya Makurat, la transizione riceve Jessica Shepard che elude il recupero di Carangelo, appoggio al tabellone e in un amen l'Umana Reyer è di nuovo al più 11, anzi è il nuovo massimo vantaggio. Andrea, transizione che in questo momento sta funzionando veramente bene, anche questa volta ottima difesa del ferro da parte delle ragazze di coach Mazzon, e Venezia ancora con Shepard che subisce anche il fallo da Kaczmarczyk, oltre a trovare il fondo della retina per il 21-8 e 8 punti subiti in 7 minuti, 21 segnati nello stesso tempo, possono diventare 22 con il tiro libero supplementare. Non riesco a trovare un lato negativo nella prestazione dell'Umana Reyer e in questo sta incidendo anche tanto sulla prestazione di Sassari. C'è stato, cioè, gli unici 30 secondi, chiamiamoli un attimo di dubbio, sono stati quelli in uscita dal timeout di Sassari, ma se escludiamo quei 30 secondi in questi 7 minuti che hanno portato 22 punti nelle casse dell'Umana Reyer, in questo momento sostanzialmente la transizione di Venezia è perfetta, la difesa intensa, e in questo momento il punteggio è lo specchio della partita, 22-8 e niente da dire, davvero. E ci prova adesso coach Restivo con un cambio, mettendo in campo un'altra ex di turno, ovvero Sara Crudo, che prende il posto di Razza. C'è da controllare qualcosa al tavolo, vediamo la terza arbitra Alexa Castellaneta che va a parlare, c'è un problema credo al pallone perché adesso si sta guardando, ci deve essere probabilmente una fascetta che si sta staccando oppure no, c'è da lavare il pallone, strana questa cosa, con tutti i palloni che ci sono potrebbero sostituirlo, ci deve essere un po' di colla probabilmente o qualcosa di particolare. Intanto entra anche Toffolo per Sassari, prende il posto di Kaczmartyk e dunque ha fatto il primo fallo e dunque viene subito sostituita dalla panchina di Sassari. Credo che adesso sia tutto pronto, sì, si può riprendere. Andrea, è curioso veder lavare il pallone in un campionato onestamente non l'avevo mai visto, una scena del genere, però diciamo il massimo campionato femminile è la Serie 1 Tech Find. Seguiamo dopo che il pallone è stato riportato in condizioni giudicate regolari da parte della terra arbitrale. Crudo che sbaglia al rimbalzo di Shepard che poi mette palla per terra, vuole correre la numero 32, consegna per Francesca Pan, si allontana Shepard, si ritorna sul perimetro da Anya Makurat, il duello proprio con Sara Crudo, va la polacca che parte su, subisce il fallo, sì, passetto laterale di Crudo, direi che qui il fischio ci sta, Andrea. Il fischio ci sta, stavo notando come Sassari stia... No. Vediamo ancora, sì, c'è forse una piccola sbracciata iniziale di Anya Makurat, sì. Però... Dicevo, Sassari sta comunque concedendo l'uno contro uno, in questa occasione l'ha concesso e il problema è che in ogni occasione in cui siamo stati in una situazione di uno contro uno Sassari ha pagato lo scotto, prima in occasione del canestro di Kubai, non mi ricordo se il secondo o il terzo, Sassari ha provato a raddoppiare, non ha portato a buon fine questa scelta, diciamo che le stanno provando per arginare la Reyer, però sono 24 in 7 minuti e mezzo. A 8 vuol dire tre volte tanto ha segnato l'Umana Reyer e continua a litigare con i ferri del taglierci, in questo caso Olinshed per Sassari, intanto addirittura dietro la schiena Jessica Shepard che serve per Giuditta Nicolodi, Pan prima guarda il ferro, poi scarica ancora verso l'ex giocatrice di Campobasso che con la mano destra non è la sua, ma dimostra capacità anche con la mano destra per il 26-8, quasi 20 punti di vantaggio e una media proiettata sui 40 minuti che ha del clamoroso per l'Umana Reyer che ancora morde in difesa, ci prova con una mano ma sbaglia anche Toffolo, il primo tiro della sua partita, nuovo rimbalzo, nuova transizione per l'Umana Reyer, coinvolta ora Lisa Bercani, è una delle prime palle che gioca la francese, invece Shepard ne ha giocate parecchie e si sta facendo sentire, buono raddoppio difensivo tra Crudo e Toffolo, l'ultimo tocco da parte di una giocatrice in maglia blu, arriva un'altra ex in campo per Sassari,
ovvero Togliani, una delle due gemelle, Anna Togliani, entrambe sono cresciute nel vivaio dell'Umana Reyer, prende il posto di Jones. Restivo le sta provando tutte, ma per ora poco fatturato. Restivo le sta provando tutte, in questo caso il raddoppio ha funzionato, perché altrimenti penso che Jessica Shepherd avrebbe appoggiato a vetro e più due. Bello intanto il passaggio di Pan, anche se un po' azzardato a tagliare l'area, così Carangelo può recuperare il pallone e portare avanti la transizione di Sassari, ma è già schierata la difesa dell'Umana Reyer. Siamo già nell'ultimo minuto e mezzo di gioco nel corso del primo quarto, va da tre punti Hollinshed, ancora un errore, ma c'è rimbalzo offensivo da parte di Toffolo che poi trova l'assist. Grande azione qui per Sassari che fa arrabbiare coach Mazzoni, il canestro di Crudo, ma va sottolineata perché è stata una bella invenzione dopo rimbalzo offensivo da parte di Toffolo e Crudo ha portato alla doppia cifra la squadra. Però mentre Makurat accelera, sbaglia, buono alla difesa di Sassari qui nel tagliare fuori le avversarie, qui il fallo da parte di Francesca Pan, troppa foga con la ex capitana, l'attuale capitana contro l'ex capitana, meglio le due capitane in campo in questa partita. Il fallo di Pan direi è assolutamente, eccolo qua, vediamo, non è riuscita a fermarsi, semplicemente non c'è stata cattiveria nel suo fallo. È pronta a rientrare a Walk Courier mentre accelera la Crudo, si arresta, mano in faccia di Shepard, riesce a malapena a colpire il tabellone e Shepard adesso accoppiata con Crudo chiede il pallone perché è un mismatch favorevole per il 32 dell'Umana Reyer. Invece Belcani preferisce ragionare, servire per Pan la riapertura per Makurat, bello il taglio e poi forse anche qui c'era un fallo da parte di Togliani. Gli arbitri stanno tollerando molto, ma secondo me è il metro giusto per la partita. L'importante, come si dice sempre, è che sia uguale da tutte e due le parti e fino a questo momento è stato così. Altro canestro di Pan e 28 Venezia a 10. Scappa. E qui però l'Umana Reyer dorme in difesa, alla fine arriva il canestro e questo è una di quelle cose. Intanto il canestro è di Crudo, ancora 4 punti per lei. Sono le cose che fanno arrabbiare tantissimo Andrea Mazzoni, nonostante il più 16 per l'Umana Reyer, che avrà anche l'ultimo possesso del primo quarto. Lisa Belcani marcata da Carangelo, chiama Shepherd per il blocco, arriva il fallo di Carangelo, può spenderne tranquillamente la formazione ospite. Con questo primo fallo di Deborah Carangelo è al terzo di squadra, dunque non ha ancora speso il bonus, volendo in 4 secondi può andare a commettere un'altra infrazione, mentre per l'Umana Reyer rientra Walk Courier al posto di Nicolodi. Probabilmente era un cambio che aveva pensato in un altro frangente di gara coach Andrea Mazzon, lo fa adesso e probabilmente l'avrebbe fatto all'inizio del secondo quarto, ma ci sono ancora 4 secondi, un decimo da giocare nella prima frazione di questo match di Serie 1 Tech Find. Belcani guarda il ferro, poi va al terzo tempo da 3 punti, è una giocatrice di 3 contro 3, queste sono giocate da campetto che questa volta non sono premiate dal fondo della retina. Comunque l'Umana Reyer avanti 28-12 sul banco di Sardegna Sassi. Torniamo invece al Taliercio, Andrea, 28-12 e direi che finora partita ce n'è stata poca. Partita ce n'è stata poca perché Venezia non sta sbagliando praticamente niente, attenta in difesa, stra efficace in attacco con questi canestri che stiamo vedendo in questo momento, tanti proprio appoggi facili, mentre Sassari deve sudare 7 camicie per trovare un tiro che molte volte è sporcato, contestato, in ogni caso a basse percentuali. Venezia che sta anche vincendo la lotta a rimbalzo, perché a esclusione degli ultimi 2 rimbalzi conquistati da Sassari, la conta dei rimbalzi recitava un eloquente 12-5. Tutti questi dati sommati fanno la differenza. In questo momento non c'è partita, Sassari deve inventarsi qualcosa, deve provare a mettere in moto, muovendo anche di più la palla, che in questo momento non è che Sassari stia muovendo proprio tantissimo il pallone. Deve provare a muovere di più il pallone, provare a mettere in moto Hollingshed, che fino a questo momento è stata sostanzialmente anonima. Deve provare a mettere in moto Carangelo, che nell'ultima partita ne ha messi a segno 20 contro Ragusa, e deve provare insomma a sbloccarsi in qualche maniera. Ci sta provando Crudo con un ingresso in campo sicuramente positivo, 4 punti per lei e 3 di valutazione che ne fanno la migliore assieme a Deborah Carangelo, ma di valutazione è 42-10 dopo i primi 10 minuti, ancora più netta rispetto a quanto dica il tabellone del Palasport Taliercio. Mancano 7 secondi per la ripresa del gioco, l'Umana Reyer non ha effettuato cambi, sto controllando Sassari che ha rimesso, se non vado errato, a Kasmartic sul terreno di gioco con la maglia numero 14, la vedo di 3 quarti, quindi faccio fatica a inquadrarla, dovrebbe essere uscita un'esterna, Toffolo no, Toffolo c'è,
c'è Togliani, è uscita Carangelo e è rientrata Kacmarsi che mette subito palla per terra, poi va a consegnare per Crudo a gestire in cabina di regia. Ora c'è Togliani per Sassari, uscita addirittura di Cuier, poi Olished ci prova da casa sua ed è solo rete per cominciare il secondo quarto. Dicevi giustamente, Andrea, doveva accendersi, lo ha fatto con una tripla, quella del 28-15 che inaugura i secondi 10 minuti di gioco qui al Palasport Aliercio. Ancora Bercani con il palleggio aperto, penetra, cerca la mano sinistra, fin troppo facile, ma non lo era in realtà, perché in questo caso invece la mano preferita è la destra e anche lei dimostra di possiedere delle ottime qualità di tocco con entrambe le mani, così come Togliani, che porta a casa canestro e fallo. Diciamo che almeno in questo secondo quarto, se si partisse da 0-0, c'è equilibrio. È passato appena un minuto, ci sono comunque 13 punti di differenza, però diciamo che l'approccio è diverso, ecco. Sono segnali importanti per Sassari, perché ovviamente chiudere il primo quarto sotto 28-12 non è proprio facilissimo a livello psicologico. Rientrare in campo così e avere quell'apporto che mancava da Hollingshed con una tripla comunque difficile da distante, e questo potenziale end one di Togliani, questo sì. Bella end one di questo potenziale end one. Eccolo qua, guarda perché arriva l'errore. E sicuramente un buon segnale per Sassari. E sono 13 da recuperare per il banco di Sardegna, ma l'attacco di Bercani, che prima ha speso un fallo, anche qui c'è un contatto non sanzionato ma in linea con il resto del metro arbitrale. Intanto Shepard fa saltare l'avversaria, sbaglia, recupera il rimbalzo, lotta, la palla viene deviata, tante sportellate sotto le plance, ci prova Pan da tre punti. Sassari ha retto sotto canestro, ma è stata punita dall'arco da Francesca Pan ed è 33-17. Pronto a entrare Kubai e Villa per l'Umana Reyer. C'è un cambio in vista anche per Sassari, la vedete seduta sul cubo del cambio, se non vado errato è Jones, ma intanto vediamo cosa riesce a fare. Ancora un canestro dall'angolo ed è ancora Toffolo, altra che ha avuto un approccio ottimo alla partita. Sì, decisamente, dicevamo prima, rotazioni non proprio enormi per Sassari, però e questa è uscita dalla panchina Jessica Shepard, sì. E la dice lunga. Avere Shepard che ti esce dalla panchina non è proprio un lusso che si possono permettere in tanti. È chiaro che quando sarà al top della condizione sarà una titolare inamovibile, ma è altrettanto chiaro che coach Andrea Mazzon sta lavorando per costruire un gruppo, e questo è, che è quello che ha portato per ora l'Umana Reyer a essere imbattuta in campionato e in Europa, e adesso sta andando vicino a un altro successo parziale. Ci riesce, perché arriva l'infrazione di 24 secondi, non ha visto la luce, come si dice in questi casi, l'attacco di Sassari, non c'era un centimetro di spazio. Come dicevamo prima, Sassari sono, questa è un'altra di quelle occasioni in cui ha fatto veramente fatica a trovare un tiro che comodo non lo era assolutamente. Infatti Bercani ha forzato l'infrazione dei 24, e comunque anche se non fosse stata infrazione dei 24 le mani erano lì, quindi era un tiro sostanzialmente impossibile. E Sassari deve trovare un modo per scardinare questa difesa che fino a questo momento è stata praticamente inviolata. È rientrata come previsto Jones per Sassari, sono entrati Villa e Kubai per l'Umana Reyer, che prova adesso con Cuyer, si lamenta di un contatto non sanzionato anche in questo caso. Hollingshed va alla transizione, bello il movimento della portoricana che poi però scarica nel nulla, ed è pronta a rientrare anche Martina Fassina. Centellina anche i minuti l'Umana Reyer, perché come giustamente ha sottolineato Andrea Mazzon, e questo ad onore del vero vale per entrambe le squadre, c'è anche l'impegno delle lunghe trasferte. L'Umana Reyer ultimamente poi ha avuto una serie di lunghe trasferte, perché in Coppa ha giocato praticamente sempre fuori dopo l'esordio interno contro la formazione croata di Ragusa, e anche Sassari è reduce dai viaggi che pesano indubbiamente poi nella gestione del fisico e delle energie. Bercani dall'angolo con la tripla che non va, a Hollingshed la lotta a rimbalzo a Wok Kuyer, braccia telescopiche per la finlandese, e l'Umana Reyer torna vicino al ventello, sono 18 adesso sul 37-19. È come dicevi bene Alberto, squadre reduci da trasferte, Venezia che può contare su una rotazione praticamente doppia rispetto a quella di Sassari, ha sicuramente più energia in corpo, più fiato nei polmoni. Sassari probabilmente sta pagando anche questo, mentre transizione Venezia
Ed ecco Bercanino, look per Kubai che fa saltare Olin Ceduso del piede perno. Gancio morbidissimo per Lorela Kubai che non si è assolutamente raffreddata nel periodo trascorso in panchina. Ed eccolo il ventello, 39-19. E intanto parte un effetto di sottofondo in cuffia. E vediamo l'attacco di Sassari, lo scarico, l'ultimo tocco è da parte di Jones, grandissima ancora difesa dell'Umana Reyer con Bercani che ha tolto il tempo all'avversaria ed è pronta a rientrare adesso Gaia Gorini, anzi entrare, è la prima volta che entra nella partita mentre rientra Carangelo ed esce Olinshed, un tento piccolissimo per Sassari, ancora un tentativo da parte di coach Restivo. Le prova tutte perché ovviamente sul punteggio di 39-19 bisogna provarle tutte perché Venezia non sembra voler alzare il piede dall'acceleratore come ci ha fatto vedere d'altronde nell'ultima uscita in Europa, nella partita che appunto citavi contro Ragusa. Zona ovviamente con un quintetto piccolo è obbligata per Sassari anche perché all'Umana Reyer non mancano di certi centimetri e la prima contesa la vince la formazione di Sassari. Intanto il tocco di Fassina, la rimessa è per Sassari, non c'è stato però nessun fallo. La zona è riuscita a leggere le linee di passaggio dell'Umana Reyer che è andata alla palla persa e ora dall'altro lato Jones, lo scarico per Kaczmarczyk, il consegnato per Togliani sulla pressione ancora di Fassina, recupera il pallone, scarica per la partenza di Jones che si alza, la stoppata di Awok Kuyer e la transizione di Martina Fassina che si arresta, non si prende la tripla, scarica invece per Matilde Villa, arriva al traino Kubai che va a spalle a canestro marcata da Toffolo, riesce a sporcare la palla la numero 8 di Sassari, recupera in qualche maniera Kubai, ultimi 9 secondi dell'azione, Gaia Gorini accelera, mani addosso, ha capito Sassari che può farlo e ovviamente lo fa. Un solo fallo fischiato in metà quarto, ce ne sono stati almeno 2 o 3 per parte e siamo anche abbastanza generosi, butta adesso la palla alle ortiche e Carangelo, è chiaro, questo è il metro arbitrale, per ora costante, per ora equo su entrambi i lati, Sassari capisce che lo può fare e lo fa. Può essere una soluzione per Sassari quella di forzare molto la pressione sulla palleggiatrice o in generale pressione altissima visto che il metro arbitrale lo consente. Vediamo adesso come risponderà Venezia mentre Sassari ritorna a uomo. E Fassina contro Jones, sbaglia, il rimbalzo è nelle mani di Toffolo che va alla transizione, rallentata da Villa, la riapertura per Carangelo, Kaczmarczyk e ancora le braccia telescopiche di cui era intimidire l'avversaria, non era un'esterna, era il centro attuale dello schieramento di Sassari ed è arrivato l'errore per il banco di Sardegna. Siamo entrati nella seconda metà del secondo quarto, il possesso Mano Reyer con Gaia Gorini, pick and pop di Awok Kuyer che il tiro ce l'ha, non lo trova. Prova qui, ok, Kaczmarczyk usa fin troppo le maniere forti su Lorella Kubai, qui non poteva non arrivare il fischio. Cioè, si sta testando il metro probabilmente, fino a dove posso spingermi. Ovviamente Sassari deve lavorare a rimbalzo sui pochi errori che fino a questo momento dell'Umana, 17 su 28, un 60% che la dice lunga sulla capacità di trovare buoni tiri da parte di Venezia e dunque si deve lottare a rimbalzo per Sassari per cercare di... Sì, intanto scusami Andrea, ti ho interrotto perché se fosse arrivato il canestro sarebbe stato da standing ovation. Ultimi 4 secondi, poi ti faccio finire ovviamente il concetto. A Walk Kuyer uso magistrale nel perno e poi Fassina al traino a recuperare il rimbalzo offensivo, extra possesso per l'Umana Reyer, va Matilde Villa, incrocio e canestro di Matilde Villa, andava raccontato, adesso puoi finire il concetto Andrea. No, a parte la lotta sotto le planche che chiaramente fondamentali della pallacanestro, non scopriamo l'acqua calda, cioè sostanzialmente a rimbalzo bisogna andarci, bisogna vincere quella lotta se possibile. In questo momento il conto recita 18-10 con 5 rimbalzi offensivi per Venezia che sembra quasi, cioè non che ne avesse bisogno, però vanno a aggiungere ulteriore carne al fuoco di un 41-19 con un divario che si sta facendo man mano che passano i minuti sempre più importante. Venezia non sta tenendo i 28 punti di media del primo quarto, viva Dio, per fortuna, perché altrimenti arrivavamo a 120, però sì, la situazione è questa in questo momento e Sassari sembra poter dare delle fiammate, dei segni di risveglio, però in questo momento Venezia sta veramente martellando come
Sì, e continua ancora con Shepard, che questa volta è stata fermata da Kaczmarczyk. E brava anche Fassina a fermare il contropiede primario. Va detto che il fallo precedente di Kaczmarczyk è il secondo personale. E ripeto, con le rotazioni corte di Sassari, anche se di falli non ne ha spesi tanti, è importante. Intanto Carangelo, da quella mattonella, ha messo una tripla importantissima in Europa con la maglia dell'Umanarayer. Questa volta segna all'Umanarayer. E coach Andrea Mazzon va a chiamare il timeout sul 41-22 dopo essersi arrabbiato moltissimo per la rotazione mancata. Nel frattempo abbiamo visto appunto che è rientrata Shepard al posto di Kuyer, dall'altra parte è rientrata Razza al posto di Toffolo. 3-23, torna sotto i 20 il ritardo del banco di Sardegna. È chiaro che l'Umanarayer sta difendendo con una grandissima intensità e questa è la principale spiegazione dei soli 22 punti subiti. Il parziale nel quarto è tutto sommato equilibrato, perché 13-10 per l'Umanarayer nei 6 minuti e mezzo abbondanti in cui si è giocato in questo periodo. Però diciamo che tranne i primissimi minuti del periodo l'inerzia è sempre stata completamente nelle mani delle Oro Granata. La sensazione è sempre che Venezia sia assolutamente in controllo della partita, come d'altronde il punteggio può far intendere. Come dicevamo poco fa, Sassari ha delle fiammate, dei segni di risveglio, anche questa tripla di Carangelo ovviamente è nelle sue corde, è un tiro che Sassari deve cercare se vuole provare a ricucire uno strappo che resta importante contro una formazione che comunque è solida e a dir poco. Ovviamente il basket ci ha insegnato che non è finita finché l'ultima sirena non è suonata, e Sassari deve provare a inventarsi qualcosa, come questo tiro di Carangelo che, come nell'ultima partita, ne ha messi a segno 20. Ha bisogno di mettersi in moto, mettersi in ritmo. Certo è che finché Venezia difende così non è proprio la cosa più semplice del mondo. Sta difendendo bene anche con questa zona Sassari. Attenzione, terzo di Kaczmarczyk, e questo fa arrabbiare tantissimo coach Restivo, che si è girato verso la panchina dopo aver visto che è arrivato il terzo fallo della sua lunga polacca. È il secondo di squadra nel periodo, dunque non si va in lunetta, e resta anche sul campo Kaczmarczyk. Dunque scelta rischiosa da parte del banco di Sardegna, ancora in difesa con Lorella Kubai, adesso marcata da Razza, uso del piede perno, Kubai appoggia a tabellone, l'errore, il rimbalzo della giocatrice di passaporto serbo ma nativa di Cipro. Il fallo di Kubai è il primo personale ed è il terzo di squadra per l'Umanarayer. Dunque rimessa in attacco con rimessa nella metà campo difensiva, è stato fischiato dunque prima che la giocatrice sassarese varcasse la linea mediana. Altri 24 secondi così per prendersi il tiro per la formazione di coach Restivo. Razza, il consegnato per Togliani, con tanti minuti in campo per lei, che batte Gorini. E attenzione, perché qui il fallo, mentre è terminata a terra Togliani, ma si rialza subito. Il primo fallo di Gaia Gorini in una partita, diciamo, che col metro stretto poteva anche essere andata rivalutato con l'Insta del Play per un possibile antisportivo, Andrea, secondo me. E diciamo che il contatto è stato forte, segnale che ovviamente, come dicevamo, come abbiamo già detto, Venezia non alza il piede dall'acceleratore né in attacco né in difesa, si difende fortissimo. E Mazzon si è subito alzato, infatti, a ordinare la difesa, ma viene punita dall'arco con la tripla da parte di Jones. E dunque qualcosina sta facendo la formazione ospite. 41-25, sono 16 punti di vantaggio per l'Umanarayer, ci avviciniamo agli ultimi due minuti, continua la zona che sta pagando frutti per il banco di Sardegna. Ovviamente Kaczmarczyk contro Shepard con tre falli a carico, non può altro che provare a contrastare col corpo e poi togliersi. E diciamo che Sassari aveva avuto questo buon momento con la zona e con le triple di Carangelo prima e l'ultima di Jones. È fatto sta che finché la Reir va in transizione così e ci si trovano sotto canestro Shepard o con Kaczmarczyk con tre falli o addirittura con Carangelo, come in questo frangente, è chiaro che si sale subito di nuovo al più 20 con Sassari ora in attacco e Togliani a gestire, mentre sul cubo del cambio ci sono Nicolodi e Pan per l'Umanarayer. Ancora il consegnato per Carangelo, c'è il contatto, l'Umanarayer era al bonus e il fallo di Villa, il secondo personale, manderà in lunetta la giocatrice di Sassari. Vediamo il replay. Ma qualche dubbio a rivedere dal replay c'è, ma intanto rientrano Pan, Bercani e Nicolodi per Villa, Gorini,
e Kuvai, addirittura un triplo cambio per coach Mazzone, mentre Carangelo va in lunetta e sbaglia il primo tiro libero. Peccato per Sassari, che Deborah Carangelo non si è riuscita a trovare il fondo della retina, perché restano 20 punti da recuperare con 98 secondi da giocare, 1 su 2 per la capitana del Banco di Sardegna, 25 che diventano 26 contro i 45 dell'Umana Reyer. Per Sassari è entrata Hollinshed, che ha preso il posto di Kaczmarsik proprio per evitare il quarto fallo che l'avrebbe praticamente tolta dalla partita con un tempo di anticipo. Nicolodi anche qui con un passo laterale che poteva essere sanzionato, ma è questo il metro molto americano, possiamo dire, sulle infrazioni di passi adottato dalla terna arbitrale. Hollinshed ha guidato la transizione, ma è brava la difesa dell'Umana Reyer a rallentare l'avversario. E Razza, grande accelerazione, appoggio morbido al tabellone per un altro canestro che rende meno pesante il ritardo, ma restano sempre 17 da recuperare. Siamo nell'ultimo minuto del secondo quarto, quindi tra breve andremo in pausa anche noi per l'intervallo lungo. Gestisce ancora contro la zona l'Umana Reyer, Fassina accelera su Togliani, anche qui falli da spendere, lo spende Togliani. 17, certo pensare 17 e si esulta, insomma, la dice lunga su come sta andando la partita. Assolutamente. Sassari anche in questo caso ha sfruttato una Shepard che difensivamente ha già commesso più di qualche errore. Ovviamente sappiamo che la condizione non è quella ottimale, in attacco sta facendo qua invece fratelli. No, qua tanto la stoppata di Jones su Fassina, ma che giocata qui da parte di Jessica Shepard. Seguiamo dall'altra parte Deborah Carangelo, ci prova, sbaglia, rimbalzo di Giuditta Nicolodi, la pressione che rallenta la transizione, finisce il concetto di Shepard. Andrea, poi andiamo con l'azione. No, che Sassari deve cominciare a sfruttare i pochissimi punti deboli che Venezia può concedere. Shepard già due volte è stata sul posto, sull'attacco, e Sassari ne ha approfittato, mentre dall'altra parte ancora una volta circolazione, Shepard sbaglia e qui l'infrazione di 24 secondi è dell'Umana Reyer. Ne mancano 8 all'intervallo lungo, dunque l'ultimo tiro sarà per il Banco di Sardegna, che parte dal fondo del campo. Deborah Carangelo deve accelerare per prendersi l'ultima tripla probabilmente la partita, lo fa da casa sua, sbaglia con un airball totale, anzi volendo con un secondo e due c'è ancora il tempo per una preghiera finale dell'Umana Reyer, altrimenti 45-28 sarà il punteggio di questa terza partita della sesta giornata di Serie 1 Tech Find. Più che una preghiera è una sassata quella di Lisa Bercani, e dunque confermiamo che dopo i primi 20 minuti il punteggio dice Umana Reyer Venezia 45, Banco di Sardegna 28. Noi ci sentiremo per il secondo tempo. Ben ritrovati amici sportivi del Palasport Aliercio ad Alberto Minazzi e Andrea Manzo, secondo tempo del match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A tra Umana Reyer Venezia e Open Job Metis Varese, in cui Venezia ha sostanzialmente dominato le avversarie sia in attacco che in difesa. Sono un paio i numeri nel foglio statistiche che abbiamo che saltano all'occhio, sono i 36 punti in area su 45 messi a segno dall'Umana Reyer, con un 18 su 28 che è eloquente sulla facilità che le ragazze di coach Mazzone hanno avuto nel trovare la via verso il canestro. Ci sono 11 punti in contropiede sempre per la squadra di coach Mazzone, a segnalare la bontà della transizione offensiva della squadra di casa. 20 punti dalla panchina, un apporto importante, lo dicevamo prima, un fattore per questa partita lo poteva dare le rotazioni. Venezia può contare su una rotazione più ampia, più minutaggio e una distribuzione più equa dei minuti. Sassari ce lo aspettavamo, perché quelle sono le rotazioni di coach Restivo in questo momento. 8 giocatrici con un minutaggio ovviamente più alto, tra cui i 16 di Carangelo che ha giocato tutto il primo quarto più 6 minuti e mezzo del secondo. Sassari è riuscita in ogni caso a trovare 5 punti da palle perse, non una statistica così abituale per chi gioca contro l'Umana, che di media perde 10 palloni di media a partita. Nel primo tempo ne ha già persi 7. E altro dato che obiettivamente va sottolineato è il dominio della lotta a rimbalzo, con Venezia a quota 24 e Sassari a quota 12. Anche lì la somma di tutti questi fattori porta a quello che abbiamo visto in campo, con una difesa di Venezia che ha sostanzialmente impedito a Sassari di trovare tiri facili, se non in 3 o 4, chiamiamole dormite, per ingigantire un po'
la situazione, quattro dormite difensive, per il resto Sassari ha veramente dovuto sudare sette camicie per mettere punti a referto. Dall'altra parte il dominio sul pitturato da parte delle giocatrici di Mazzon ha portato a un punteggio che in questo momento recita 45 Umana Reyer, 28 Dinamo Sassari. Alberto, allora c'è un dato, l'unico diciamo su cui dovrà puntare un attimino l'analisi coach Mazzon, ovvero il 2 su 9 dall'arco dell'Umana Reyer. Stavo controllando proprio il dato del minutaggio, perché avevamo detto come potesse essere quella delle maggiori rotazioni una delle chiavi del match. Fino a questo momento lo stato relativamente, però va detto che le prime quattro giocatrici più schierate sono tutte del banco di Sardegna. Per trovare la giocatrice più in campo per Umana Reyer, che è Martina Fassina, che ora va a ricevere il pallone per la ripresa del gioco, si scende a 13 minuti e 50, quando tutte le giocatrici, le quattro più schierate da coach Restivo. Intanto arriva subito un canestro per Lorella Kubai, tanto per continuare sulla falsariga del primo tempo. Sono tutte oltre il quarto d'ora sui 20 minuti giocati nel primo tempo, e c'è anche Kasmartic che ha tre falli. Ovviamente questo è un dato che rischia di pesare qualora dovesse trovarsi in area contro giocatrici del calibro di Kujer o Shepard, e quello del resto è la mattonella della polacca. Ora però fuori dall'arco, perché è Hollinshed che entra in area, appoggia al tabellone, due punti per rispondere agli iniziali di Kubai, 47-30, meno 17 di nuovo per la squadra viaggiante. Ora in difesa Kubai, cambio di lato, tripla aperta per Ania Makurat, altra polacca e altro canestro, questa volta per l'ex giocatrice di Sassari. Ora in forza all'Umana Reyer, che riporta 20 punti su cifra tonda, 50-30 dopo un minuto di gioco nel corso del secondo tempo. Gran difesa qui di Kujer sul palleggio, e costringe all'infrazione di passi ancora una volta non sanzionata Razza. Si riparte gli ultimi secondi dell'azione con Deborah Carangelo, che prova ad attaccare Villa, e attenzione perché se il fallo è di Villa sarebbe il terzo. Villa che sgrana gli occhi. Eh sì, terzo fallo di Matilde Villa, qui tanta esperienza da parte di Deborah Carangelo. Lo dicevamo prima, è lo scontro tra la vecchia e la nuova generazione di playmaking in cabina di regia per l'Umana Reyer. Carangelo prova a dare una scossa ai suoi, alle sue compagne di squadra. C'è una cosa che è stata ricorrente per tutta la partita: ogni qualvolta Sassari ha provato una fiammata, in questo caso sfruttando bene il mismatch con Hollingshed, che si era trovata marcata da Villa in occasione del possesso precedente d'attacco di Sassari rispetto a questo, dall'altra parte Makura tre punti. E a livello psicologico questa cosa qui è veramente veramente devastante. Vedremo se adesso dopo il 2 su 2 dalla lunetta di Carangelo, sì, arriva la stoppata di Hollingshed su Lorella Kubai, rallenta il contropiede la lunga numero 13. Ancora Mazzone che si gira verso la panchina dicendo quello che avrebbe dovuto fare Kubai in quel frangente. Brava comunque anche Hollinshed sul recupero, la partenza di Razza che fa saltare Makurat, poi l'arrivo di Kujer. C'è attenzione Kubai che è rimasta ferma per una botta, adesso torna in fase d'attacco. Credo che sia stato un colpo assolutamente involontario per la numero 13 dell'Umana Reyer. Villa a gestire l'attacco, lo scarico ancora per Makurat, piedi per terra, la tripla questa volta non va, ma c'è il rimbalzo offensivo di Kubai che fa vedere subito di essersi ripresa dalla botta precedente. Va da Villa, ancora la numero 6 dell'Umana Reyer, ancora mani addosso, ma ancora canestro da una giocatrice che a dicembre farà 19 anni. Mi va sempre ricordato questo, Andrea. E diciamo che questa potrebbe essere la stagione della consacrazione per lei, che già l'anno scorso si era messa in luce, mentre nel frattempo bella palla sotto per Sassari. Dicevamo di Villa, si è messa in luce l'anno scorso, quest'anno sta già facendo ottime cose, ha preso sostanzialmente le redini del comando in cabina di regia per Venezia, è stata la miglior marcatrice nelle ultime due partite, 15 punti in ambedue le uscite. Diciamo che non lo scopriamo adesso, il talento è tanto. Attenzione, scusami Andrea, perché credo che sia il quarto fallo di Kasmarsik. Eh sì, quarto fallo della numero 14 di Sassari. È una tegola pesantissima. Diciamo di sì. Ormai Restivo è seduto in panchina cercando di parlare con i suoi collaboratori per trovare una soluzione a questa situazione. Dicevamo di Villa, giocatrice che appunto dobbiamo solo attendere e vedere quello che il futuro riserverà per lei in questa stagione. Appunto l'ha cominciata da protagonista. Stiamo a vedere, perché sicuramente il futuro è roseo. Già ricordiamo che l'Umana Reyer
deve fare a meno, ha recuperato adesso Shepard, ma deve fare a meno per l'intera stagione o quasi di Mariella Santucci, e dunque tanto più spazio per Villa. Intanto vediamo Razza che ha segnato il canestro precedente per Sassari, ancora il duello con Makurat che riesce a impedirle il tiro, lo scarico per Olinshed, il rimbalzo lungo per Villa che va alla transizione, e sul cubo del cambio vedo Shepard, vedo Pan per l'Umana Rayer che comunque ancora in attacco sul più 20, ancora Villa con un fallo che non viene fischiato, ma mentre Mazzone si arrabbia è chiaro che qui ancora siamo sul metro del primo tempo. Il tentativo di Kaczmarczyk, poi è lei l'ultima a toccare, anzi è Jones, non Kaczmarczyk, chiedo venia, l'errore da tre punti ed ecco il doppio cambio per l'Umana Rayer con Fassina fuori, dentro Pan e Kubai e Shepard che va dando vita a una sorta di danza perché non avevano capito dovesse uscire, ma diciamo che cambia relativamente poco perché comunque entrano due giocatrici, voglio dire, ancora come dicevamo prima, toglie dalla panchina Pan e Shepard. Andrea. Sì, diciamo che come abbiamo detto più volte in questa partita, l'Umana può contare su un roster lunghissimo dove sostanzialmente le titolari potrebbero essere molte. Ma guardate cosa fa Kubai dal palleggio, scusate, Kuyer dal palleggio, e 1,96, voglio dire, cioè non è una playmaker, anzi è pronta ad entrare anche la francese Bercani mentre Razza prova ad attaccare il ferro, bravissima qui Makurat, alla fine sta vincendo lei, adesso va anche la transizione, lo scarico per cui la palla ancora dentro di ritorno per Makurat, anzi no, non era Makurat, era Shepard che scarica per Pan, pesta la linea laterale, si arrabbia con Schmazzon, dentro Bercani, dentro l'altra parte Toffolo e per l'Umana Rayer esce Matilde Villa che ovviamente ha tre falli, ma l'ha lasciata in campo, anche questo è stato un bel gesto con la partita di Andrea Mazzone, responsabilizzarla, sì, hai fatto il terzo fallo, ma vediamo se riesce a gestire tutta esperienza, tutta farina da aggiungere a un sacco che per il momento ovviamente non può che essere poco pieno vista la giovane età della numero 6 in maglia bianca. Ma di qualità ce ne sono tante però dentro. Già. Vediamo l'attacco di Sassari con bel movimento di Olinshed, il tiro però è sfortunato, a far la voce grossa a Makurat sotto le plance, poi Bercani cerca la giocata ad effetto per Kuyer, e come metterla in banca la palla nelle mani di Awok Kuyer, e il margine ancora una volta si dilata, sono 24 per l'Umana Rayer che continua a pressare a tutto campo, qui anche qui poteva starci il fischio sulla pressione di Bercani che ha spinto fuori dal campo Carangelo, ma ancora una volta lo ribadiamo, non c'è disparità di giudizio da parte degli arbitri, buona circolazione nel banco di Sardegna, Olinshed la riapertura, riesce Toffolo a partire senza pestarla alla linea laterale e in quel frangente non è cosa da poco, arriva allo scadere di 24 la tripla di Carangelo, poi si contrastano Makurat e Shepard, così è Razza a recuperare, Olinshed piedi per terra, la tripla secondo ferro e stavolta Shepard dice la palla è mia, la porta a casa, riapre per Bercani, la tripla segno, aveva già applaudito prima che la francese caricasse il tiro, coach Andrea Mazzone sicuro dei tre punti che sarebbero arrivati. Diciamo che anche in questa occasione c'è stata, in occasione del possesso precedente, anche quell'esitazione di Olinshed che aveva sostanzialmente un mismatch, è arrivata Bercani a darle una mano, però a questo punto qui secondo me sei sotto di 24, prova a prenderti il tiro, prova a conquistare un fallo, è un'altra cosa che Sassari ha fatto poco, provare a forzare qualche fallo in più, è riuscita a portare Venezia in bonus solo alla fine del secondo quarto, credo che Sassari deve aver tirato, controlliamo le statistiche, 5 Sassari ha tirato 5 liberi con 3 su 5, poteva essere anche quella un'occasione, un modo per poter provare a riavvicinarsi, bella nel frattempo recupero qui, di Carangelo. Sì, qui ancora una volta fallo non fischiato contro da una parte, fallo non fischiato, passi non fischiati, gli arbitri stanno sorvolando su tante cose, anche qui poteva starci un altro fischio, si lamenta Deborah Carangelo, si continua ancora, intanto è entrata in campo anche Laura Meldere, servita dietro la schiena da Bercani, non arrivano i due punti e quindi non va a referto l'assist di Bercani, l'abbiamo detto, questa è una giocatrice da playground, però ha anche una grandissima esperienza, nonostante non sia poi così anziana, è il suo primo anno in Italia, ha 26 anni, guardate ancora che giocata ragazzi, che peccato, sarebbe stato l'highlight probabilmente della partita e della settimana, mi viene in mente quel famoso passaggio col gomito di Jason Williams in NBA una ventina di anni fa ormai, forse qualcosa in meno, purtroppo il canestro
anche all'epoca non andò a segno, però resta comunque un grandissimo passaggio. Tanto Shepard fa 2 su 2, 6-3, 3-4, siamo vicini ai 30 di divario con Fassina che va a sostituire una Makurat che ha giocato con un'intensità, quasi si fosse sullo 0-0, no, sul più 30. Sullo 0-0 in una partita di playoff. E un'altra cosa che va sottolineata in questo momento in cui la partita sembra... Qui non poteva non fischiarlo il fallo di Shepard. Vai avanti, Andrea. Ci sono un paio di cose, anche questo fallo di Shepard sul più 30 sostanzialmente, l'intensità di Venezia, il fatto che in ogni fase della partita ci sia stata una giocatrice che ha, diciamo, si è caricata le squadre sulla spalla, è un termine troppo importante, però è stata valorizzata dalle compagne. Avvio... gli aiuti difensivi anche qua, Andrea. In avvio di partita è toccato a Fassina, poi Shepard in sordina ne ha fatti 13, poi è toccato a Kubai, sempre a cavallo tra il primo e il secondo quarto, Kuyer in avvio di ripresa. Ci sono già 3 giocatrici in doppia cifra per Venezia. Il minutaggio massimo sono i 16 di Villa e i 17 di Fassina. Veramente sembra di no, questa partita sembra che Venezia l'abbia giocata col Curious Control attivato, però non è semplice attivarlo questo Curious Control, non è semplice stare sempre sul pezzo anche sul più 30. Merito di coach Mazzon che le tiene sempre sul pezzo, perché comunque va detto Sassari non è una squadra scarsa, eh. No, cioè, come dicevamo prima, in Europa comunque seconda nel suo girone, al secondo fallo di Bercani. E scusa, ti aggiungo anche il bonus dell'Umana Reyer dopo il secondo fallo in attacco di Shepard. Ecco, completare, dicevamo prima appunto Sassari che può puntare anche ai tiri liberi per provare a ricucire uno strappo che obiettivamente è molto importante in questo momento, sono 29 i punti. Dicevamo, Sassari non è squadra scarsa, l'ha dimostrato in Europa, eppure sta perdendo di 30 a Venezia, cioè va dato merito a Venezia di quello che è il risultato in questo momento, perché appunto E non a caso ha vinto le prime 9 partite tra Europa e campionato, la capolista della Serie 1, Techfine, che ora prende palla con Fassina sull'altro lato del campo. La buona circolazione ma anche la buona difesa di Meldere che porta all'errore Razza, e già a correre dall'altro lato del campo con un sottomano, un cameriere da parte di Francesca Pan, che ha avuto tutto lo spazio e tutto il tempo per siglare questa volta sì l'oltre 30 punti di vantaggio. 65-34, sono 31 e vuol dire che dovrebbe raddoppiare per rientrare in partita. Praticamente la formazione di coach Restivo, con ancora Razza che va a scontrarsi contro la difesa, brava Togliani qui ad andar su, poi il muro di Pan che va a rialzare l'ex compagno. Intanto un po' di accademia dall'altra parte di Shepard, stavamo guardando la cosa che era vicino ai nostri occhi, anziché correre in contropiede la capitana dell'Umana Reyer è andata a rialzare l'avversaria che proprio si è trovata di fronte il muro umano. Bercani scheggia il ferro intanto e Mazzon che si arrabbia sul più 31, ci prova Jones, ancora la difesa di Fassina, l'aiuto di Meldere, la tripla aperta di Carangelo che non va. Diciamo che se non è garbage time poco ci manca, Andrea. Sì, diciamo che mancano 11 minuti e 30, ma per quello che abbiamo visto fino a questo momento, dopo sostanzialmente Sassari paga lo scotto di un avvio terrificante in cui appunto Venezia si è portata sul più 20 sostanzialmente nel primo quarto, e poi appunto cosa può fare Sassari contro queste situazioni qui di attacco? Ormai è tutta la partita che si va avanti. Guarda così. Anche la difesa di Pan che anticipa Jones, c'è anche leggermente incalcata un dito Bercani, l'assist al volo, il canestro di Fassina e il canestro che vale adesso più che il doppiaggio, ma su 69-34 oggettivamente 35 punti sono un'ammazzata pesantissima per il banco di Sardegna. Sapeva che sarebbe stata dura, sapeva che non c'era niente da perdere al Taglietto. Intanto ancora Razza a sbagliare, rimbalzo di Pan, ma c'è il recupero di Toffolo, ma diciamo che questo divario non se lo sarebbe aspettato nemmeno il più negativo dei tifosi di Sassari, che continua adesso a spagnerare e si lamenta con un tecnico. Eh sì, Carangelo è andato avanti a protestare per un contatto, ma lo ripetiamo, questa è più frustrazione che altro. Immagino ci sia anche frustrazione, perché obiettivamente la partita sostanzialmente non è neanche mai cominciata per Sassari, che
l'abbiamo detto in un paio di occasioni, ha provato a dare uno scossone con qualche canestro, con qualche fiammata difensiva, con la zona nel secondo quarto. Venezia ha sempre trovato l'antidoto a tutte le mosse di coach Restivo. Ovviamente anche adesso Carangelo, due errori consecutivi con due tiri aperti che sono assolutamente nelle sue corde. Chiaro che la frustrazione salga, c'è stanchezza, c'è come dicevi tu un ciclo di partite. Ci sono contatti che comunque, ripeto, ci sono, perché chiaramente li abbiamo visti tanti non fischiati, però è chiaro che questo è il metro arbitrale. Sassari neanche ha approfittato a un certo punto della partita mettendo le mani addosso. Adesso, ripeto, la somma, come dicevi tu, di frustrazione, di palla che non entra, di contatti che alla fine poi comunque li senti, perché è chiaro, anche se non vengono fischiati non è che siano botte clamorose, però su un fisico che comunque è già stanco e anche demoralizzato dal lamento della partita. Qui se mette la tripla panna invece è un airball, ma addirittura recupera il rimbalzo offensivo una Shepard che sta lottando, ha una voglia di giocare Jessica Shepard che è veramente da far vedere alle ragazzine. Questa è una giocatrice di WNBA, su una partita che stai vincendo di 36 punti continua ad andare sotto. Intanto Togliani da tre punti e arriva sulla sirena, l'ennesimo errore per il 70-34 all'ultimo intervallo. Stavo, ripeto, sottolineando Shepard non tanto per le cifre quanto per la voglia. Se ha fatto 40 punti con 50 di valutazione in una partita che hai vinto praticamente di 80 punti in Europa, vuol dire che anche lì fino all'ultimo non ha mollato, e questo è il segreto, la differenza tra una brava giocatrice e una che ha gli occhi della tigre, il sangue, la voglia di azzannare la partita anche quando questa è già morta. Assolutamente, ed è una cosa che tra l'altro possiamo estendere concettualmente a tutto il roster dell'Umana Reyer, che in questo caso lo possiamo vedere, l'hai sottolineato tu prima, sul più 30 coach Mazzone che si arrabbia per una scelta che non è stata proprio la più ottimale per le sue ragazze. Cioè, non è facile neanche quello, instaurare questa mentalità in un roster che comunque è stato integrato quest'anno con degli innesti sicuramente di qualità. Ci sono giocatrici che si conoscono già da qualche anno, hanno ovviamente uno zoccolo duro che vuol dire tanto. Guardiamo anche questa tripla di Bercani da 9 metri. Diciamo che si vede, cioè è tutta una somma di fattori. Siamo 70-34, siamo perché 102-22 di valutazione, è appena arrivato il dato ufficiale, cioè, Sassari non tira 29.8% dal campo perché le giocatrici non sanno tirare, perché Venezia ha contestato di questi 47 tiri ne ha contestati probabilmente 42, e anche lì cioè è tutta una somma di fattori che ci porta adesso agli ultimi 10 minuti a far fatica a raccontare il bagno. Diciamo che noi ci proveremo, Andrea, sì, chiaro. Assolutamente, siamo qui per questo. Adesso oggettivamente, dopo ovviamente a fine partita ti lascerò in postazione a leggere quelle che saranno le statistiche trionfali da una parte e purtroppo deficitarie dall'altra. Sarò anche in difficoltà a chiedere qualcosa alle giocatrici di Sassari, perché e anche al coach raccontare questa partita sarà veramente dura. Potremmo chiedere se, perché ovviamente noi che siamo fuori dal campo l'abbiamo vista come loro, se Sassari ha avuto delle difficoltà particolari nel trovare un tiro aperto, perché è mancata la circolazione della palla, perché giocatrici sottotono appunto per i ravvicinati impegni, per mille motivi, oppure perché molto semplicemente, mentre nel frattempo bella scena anche qui tra due coach Mazzon e i suoi assistenti. Intanto vediamo la ripresa del gioco, stavo guardando se Caterina Logò si sta scaldando, non ancora, ma penso c'è uno spazio anche per lei in questo ultimo quarto, con il primo attacco di Sassari con Togliani, marcata da Shepard che sul cambio difensivo va a tenere sulla playmaker avversaria e non c'è linea di passaggio, mentre Bercani va a terra e dà spazio a Carangelo da casa sua l'errore, poi Holyfield va su e recupera il pallone, il backdoor di Carangelo, il contatto con Fassina, il fallo della numero 19 e ci sarà la rimessa per Sassari con il secondo fallo di Martina Fassina, prima ovviamente di squadra per l'Umana Reyer nell'ultimo quarto che comincia dal 70-34. Deborah Carangelo,
cerca una compagna, deve rimettere dentro 5 secondi, rischia l'infrazione, la palla arriva comunque adesso sul perimetro per Sara Crudo, due delle ex dell'Umana Reyer, sono tutte e tre sul campo adesso, sì, sono tutte e tre le giocatrici che hanno calcato questo perché anche con la maglia organata e ora fanno parte del banco di Sardegna Sassari. Ancora una difesa, Meldere che va a costringere l'infrazione di passi in Hollingshield. È chiaro che parliamo anche di Meldere, di una giocatrice nel giro della nazionale lettone, anche se gioca col passaporto italiano perché è cresciuta per formazione nell'Umana Reyer, però diciamo che quella dall'altra parte non è sicuramente un'ultima arrivata, anzi. Ottava scelta al draft WNBA, insomma diciamo che non è proprio l'ultima arrivata Hollingshead, eppure è stata costretta all'infrazione di passi, mentre Bercani, è la serata anche di Lisa Bercani che mette la tripla e si sta avvicinando il più 40 addirittura con la tripla di Bercani. Sono 39-7-3, 3-4 e l'attacco di Crudo, lo scarico per Togliani, il palleggio di Togliani che vede un varco, alza la parabola, anche in questo caso solo aria sotto il pallone e c'è il fallo in attacco di Bercani che si mette a ridere, si gira sul parquet perché un mezzo passo laterale da parte di Togliani c'è stata, poi le è franata addosso la francese e rivediamo ancora il replay, diciamo Andrea. Diciamo che in questo momento vale quasi tutto, ecco dai, dopo abbiamo visto comunque qual è stato il metro arbitrale durante questa partita, diciamo che va bene tutto. È bello anche il sorriso di Lisa Bercani, sì. Ripeto, non è la palla persa che compromette la sua prestazione e nemmeno, tantomeno il risultato della partita, perché poi continua a difendere forte l'Umana Reyer. Toffolo, gran giocata in faccia a Makurat che ha dimostrato nel corso della partita di essere una grande giocatrice anche in difesa oltre che in attacco, ed sono i primi due punti del ultimo quarto per il banco di Sardegna che però è indietro di 37 e ne ha segnati 36. Meldere a cercare l'assist per Makurat, l'ultimo tocco è da parte di Sara Crudo, la rimessa sarà per l'Umana Reyer con 10 secondi a disposizione per l'azione di tiro, vediamo chi andrà a effettuare la rimessa. Shepard dice devo andare io, sì, va alla numero 32 che chiede la spaziatura alle compagne, si fa vedere Gorini che riceve, poi ancora Meldere che si alza, tiro in sospensione che risulta corto, rimbalzo nelle mani di Deborah Carangelo, la capitana di Sassari riapre sull'altro lato per Toffolo, poi Crudo, ancora la riapertura, Togliani, la tripla di Togliani con un pizzico oppure tanta fortuna, comunque la tripla c'è, dai, diciamo che sta cercando Sassari almeno di rendere meno pesante la sconfitta e arrivando nell'ultimo quarto questo mini recupero almeno darà un viatico, anche se poi c'è la sosta verso i prossimi impegni delle sarde, mentre Shepard, ormai non c'è più niente da dire su Jessica Shepard, Andrea, cioè veramente caliamo il sipario, ne ha fatti 17, praticamente non ce ne siamo neanche accorti. Credo che tra un po' gli concederà la standing ovation del tagliaggio perché sul cubo c'è Awokuyer e qui c'è il fallo su Bercani che va a terra, ha rischiato l'infrazione di passi, forse è arrivato il fischio, una bella botta ancora per la francese, il secondo fallo di Crudo e vediamo chi esce, vediamo Shepard non vuole uscire, fa finta di non vedere. Incredibile Andrea. Come quando il coach ti chiamava per il cambio e tu ti giravi dall'altra parte, io non ho visto niente. Esatto, grandissima Jessica Shepard che anche quando era rientrata dagli Stati Uniti con la caviglia scavigliata, quindi non in grado di giocare, faceva praticamente da assistant coach aggiunto oltre che da prima tifosa. Dopo vediamo la relazione, dopo ti racconterò e vi racconterò a voi che state seguendo questa telecronaca, vediamo la tripla di Kuyer a segno. Allora, visto che il campo ormai è sempre un monologo, adesso 39 di nuovo di vantaggio e 39 subiti per l'Umana Reyer, ricordo dopo una partita qui al Tagliercio, appunto uscendo, andando a recuperare la macchina, è uscita anche Jessica Shepard che appunto non aveva giocato, arriva la tripla sbagliata da Crudo, ogni tanto metterò qualche pezza di telecronaca in mezzo al racconto e l'ho salutata e lei mi ha fatto segno che non mi ha risposto, non perché non parla italiano, sì, parla inglese chiaramente, però l'italiano ormai lo capisce perché da qualche anno è qui in Italia, ma perché non aveva più voce per aver sostenuto le sue compagne. Credo che faccia più fatica veramente a stare fuori dal campo che quando è sul parquet Jessica Shepard, che non voleva uscire. Quando hai un atteggiamento così e
unito alle qualità cestistiche, ecco lì che nascono i campioni. Esatto, intanto spazio nuovamente per Lorella Kubai all'interno del parquet, con, vediamo, Cuier contro Togliani, regge ancora la numero 34, portando ancora gli ultimi secondi Sassari. Arriva l'errore di Carangelo, che poi è bravissima a recuperare il pallone, si scontra con Kubai anche qui, niente fischio. Makurat preferisce rallentare, comincia a correre il cronometro verso il 40° minuto. Qui c'è Togliani contro Kubai, altro non poteva fare, una sorta di abbraccio da tergo. Il secondo fallo di Togliani è il secondo di squadra anche per Sassari, che inserisce nuovamente Kasmarcik. Può anche arrivare al quinto fallo, ormai Kasmarcik, diciamo, ormai non c'è più possibilità di rientro per Sassari. Si alza Bercani, l'errore, rimbalzo lungo, Hollinscheld va su tranquilla perché Kubai ha preferito non rischiare eventualmente anche una scavigliata o qualche problema al ginocchio sul tentativo di recupero. È pronta a rientrare anche Matilde Villa, a proposito giocatrici cariche di falli sul cubo del cambio per l'Umana Reyer, ma intanto si prosegue con la tripla di Toffolo. Ecco, Toffolo è un'altra che mi sembra, nonostante la partita sia abbondantemente andata, non molla proprio. Decisamente, è sicuramente un ottimo atteggiamento quello di Sassari, perché, anche perché viva Dio, non è che possono dire ok, finiamo la prima, andiamo a casa. La voglia di lottare e le qualità che stiamo vedendo vanno a ribadire quello che abbiamo detto prima. Cioè, non è che Sassari sia una squadra di insomma, che scarsa, usiamo il termine scarsa, non è una squadra scarsa, è che Venezia ha fatto una partita sostanzialmente perfetta. Makurat, mentre è rientrata Villa al posto di Bercani, scusate, ha segnato il primo tiro libero Ania Makurat. Stavo andando a cercare di recuperare i risultati agli altri campi anche per tenervi aggiornati, e ovviamente dopo il 2-2 di Makurat è 80-42, perché poi terminata la nostra telecronaca su LBF TV potete girare su un altro campo e ci sono altre tre partite che si stanno giocando, e l'equilibrio invece, a differenza di questa partita, è sostanziale, perché alla fine del primo periodo Faenza Battipaglia 14-13, sbaglia intanto Hollinshig da tre punti e c'è Kubai a terra, e credo che il fallo venga sanzionato proprio a Kubai. E poi stavo dicendo gli altri risultati, il secondo fallo di Kubai e, se non vado errato, è il terzo di squadra per l'Umana Reyer, sì, e come tre falli anche Sassari. Dicevo, sempre fino al primo quarto, Sesto San Giovanni Campobasso 19-12, e mancano 22 secondi al termine, anzi è finito adesso il primo periodo anche a Roma, con Ragusa in vantaggio 22-19. Dunque grande basket femminile per la Serie 1 Techfine, mentre Hollinscheld sbaglia e Kubai alla fine riesce a stopparla con la giocatrice portoricana che si lamenta. Anche qui non aveva tutti i torti Kubai, lo scarico, la circolazione, poi Villa per Makurat, che guadagna il pitulato, vede il backdoor, arriva una deviazione da parte della difesa, 11 secondi per l'azione di tiro, chiama lo schema coach Andrea Mazzon, 5-0-2 al termine della partita, e si è segnato decisamente poco in questo ultimo quarto, 10-8 il punteggio nella prima metà. Matilde Villa prova ad accelerare su Togliani, che va a cacciare la palla, ma Villa riesce ad arrivare fino in fondo, anche se poi l'appoggio al tabellone risulta corto perché non aveva più energia nelle gambe. Kasmarcik rallentata da Kubai, la riapertura, tripla, piedi per terra, questa volta Toffolo sbaglia, il rimbalzo è di Cuier, poi è Gaia Gorini a portare avanti il pallone e viene rallentata, si alzano Nicolodi e Meldere per l'Umana Reyer, mentre Cuier ne mette altri due, sarà una delle destinate ad uscire, ma intanto anche lei è salita alla doppia cifra. Arriva anche il logo, eccolo qua il momento della giovane giocatrice arrivata in estate in forza all'Umana Reyer, un altro degli investimenti della società Oro Granata, che guarda al presente ma anche in prospettiva. Il fallo è da parte di Villa, vediamo, sì, quarto fallo di Matilde Villa, ed ecco i cambi. Dunque Meldere, Logò e Nicolodi per Makurat, Kubai e Cuier. Ma sono il più piccolo in quel capannello, Andrea. È sicuramente un'immagine curiosa, particolare, il basket femminile. Non è che Mazzone sia un ex centro, ma è chiaro che se confrontato ad esempio alle esterne è più alto, va lì, era in mezzo a tre pilastri dell'Umana Reyer, che nel frattempo è arrivato al bonus col quarto fallo di Matilde Villa. Se ci
fosse partita, Sassari potrebbe sfruttarlo, mentre intanto sfrutta un rimbalzo offensivo di Hollingshield per l'82-44. Ancora Mazzone che si gira verso la panchina per il mancato tagliafuori delle proprie giocatrici. L'attacco di Villa serve per Gorini, ancora Matilde Villa che vede lo spazio, prova ad entrare, scarica per Logò che fa saltare Toffolo, poi scarica a sua volta per Meldere. Applaude coach Mazzone per l'ottima circolazione, l'extra passaggio e il tiro ben costruito. È arrivato l'errore sulla tripla del centro maglia numero 10 dell'Umana Reyer, ma quello che interessava all'allenatore Orgrat era l'idea di gioco che c'è stata anche in questo frangente offensivo. Hollingshield, il pallone ora va a cacciare la palla a Nicolodi che mette il fallo su Toffolo, e dunque il secondo fallo di Nicolodi. Avevano detto in precedenza che l'Umana Reyer era al bonus, e dunque saranno due tiri liberi per Toffolo quando mancano 3:18 al termine della partita. Giustamente Alberto, tu dicevi Mazzon applaude per la circolazione di palla dell'Umana, ed è un'altra cosa che adesso col senno di poi andiamo a pensare: quanti tiri ha forzato l'Umana stasera? Pochi, molto pochi. Dovremmo rivedere il filmato, Andrea. Altro fattore che si aggiunge agli altri 192 che abbiamo già elencato, che hanno portato il punteggio sull'82-45. 1-2 infatti per Toffolo dalla linea della carità. L'attacco dell'Umana Reyer con Gaia Gorini, poi Matilde Villa. Penetra, scarica, Logò cerca l'assist un po' pallavolistico, intercettato da Toffolo, la palla esce dal campo, 3 minuti tondi al termine della partita, 5 secondi invece per l'azione di tiro dell'Umana Reyer con Logò che va a servire a Villa che prova a farsi largo e deve scaricare, va Nicolodi col terzo tempo, un buzzer beater in terzo tempo di un centro dalla media distanza, anche questo mancava della serata dell'Umana Reyer. Se dobbiamo aggiungere una cosa ai già tanti elogi che abbiamo fatto all'Umana, ecco, la qualità è questa, diciamo. Quindi che sì, arrivi dalla panchina, che sia quintetto base, che sia la giocatrice con il maggior minutaggio, con il meno minutaggio, cioè hanno dei colpi le ragazze di coach Mazzoni in canna che sono obiettivamente davvero complessi da gestire per le avversarie. Toffolo mette a segno altri 2 punti, 8-4, 4-7 sul cubo del cambio c'è per l'Umana Reyer. Di nuovo Bercani, la palla persa da Gorini, crudo a guidare la transizione del banco di Sardegna. Umana Reyer è già al bonus speso, 3 falli invece per la Dinamo Sassari che attacca bene, in questo caso l'assist di Togliani, la tripla da parte di Crudo, e credo che ci sia, ah no, il cambio, pensavo un time out che sarebbe stato, diciamo, in un altro frangente. Rientra Bercani intanto per Villa, non mi avrebbe sorpreso da parte di coach Mazzone. No, che si è arrabbiato tantissimo con Logò sull'84-48, perché quel raddoppio non gli è piaciuto, sotto canestro ha lasciato un tiro aperto alla sua avversaria. Coach Mazzone si è arrabbiato tanto. Diciamo che non serve per questa partita, ma serve nella prospettiva di crescita. Vediamo Logò che ci prova da 3 punti, il tiro è corto, il rimbalzo è ancora di Toffolo che indubbiamente in questa serata negativa per Sassari esce dal tagliercio comunque con un'ottima prestazione personale. Nicolodi riesce a recuperare grazie anche all'aiuto di Bercani, ma il tuffo verso il parterre è stato da parte della numero 7. Ora Logò a gestire, andare nelle mani di Gorini che chiede l'aiuto delle compagne. Arriva Meldere, mette palla per terra, Gorini scarica ad una mano, ci prova addirittura da 3 punti. Nicolodi era in piedi a Walker-Cuyer per risultare in caso di canestro che non è arrivato, e dunque si può andare in attacco ancora per Sassari, ma stiamo avvicinandoci all'ultimo minuto. Si fa largo con il braccio di protezione Togliani che poi sbaglia, rimbalzo di Logò e la curva del tagliercio. A proposito, il dato del pubblico 1733, Andrea, è un dato importante, anche questo va a colmarsi alle cose positive della serata dell'Umana Reyer. Sì, assolutamente, serata da incorniciare per l'Umana Reyer, soprattutto per il dato che hai appena citato, 1700 e quasi 50 persone, mentre sbaglia questa volta Meldere, però insomma era un altro di quei canestri che fino a questo, cioè in questa partita, sono costate carissimo a Sassari. È un dato estremamente importante e credo sia il giusto premio per quanto fatto fino a questo momento dalla squadra di coach Mazzone, che è a 25 secondi e 6 decimi dalla decima consecutiva tra Coppa e Campionato.
e più 34 contro un Banco di Sardegna che invece dovrà cercare di ricostruire il campionato. Intanto segna Togliani dalla lunetta con un calendario un po' più agevole rispetto a quello che gli ha riservato questa prima parte di Serie 1 Tech Find. 2 su 2 di Togliani, 8-4, 5-2. Vediamo se deciderà di attaccare, c'è una discrepanza di un paio di secondi abbondanti e già Mazzon e Nicolodi fanno segno che non attaccherà l'Umana Reyer. Dunque 84-52 è il risultato finale, il pubblico del Taliercio in piedi. Io lascio la postazione per raggiungere quella dell'intervista, Andrea, adesso potrai andarti a cercare le statistiche perché penso che di commento se ne possa fare ancora ben poco in una partita che è terminata. Intanto Bercani cerca l'autocanestro finale, non va, è 8-4-5-2 è il punteggio. Microfono a Andrea e poi ovviamente appena sarò in postazione te lo chiederò quando avrò un ospite. Grazie mille Alberto, andiamo a dare una breve lettura dei dati più importanti di questa partita. Per Venezia le migliori marcatrici sono Shepard con 17, Kuyer con 15, Fassina con 11, Kubai con 10, Bercani con 9, seguono Pan con 7, Makurat con 7, 4 per Villa e 4 per Nicolodi. Per Sassari invece migliore marcatrice è Toffolo con 13 punti, seguono i 9 di Hollingshed, gli 8 di Carangelo, i 6 di Raka, i 7 di Togliani. Ma siamo già pronti con Alberto Minazzi, che è con il coach dell'Umana Reyer, Andrea Mazzon. Coach Andrea Mazzon, è arrivata una vittoria, la 10ª di questo avvio di stagione, è arrivata anche una grande prestazione perché, ripeto, grande intensità fin dalla prima palla 2. Devo dire che intanto avere più di 1700 persone in una partita è la vittoria più bella. Io davvero lo sto chiedendo, le ragazze mi dicono di dirlo ogni giorno, il loro sogno è vedere questo impianto completamente pieno e credo che meritino che questo desiderio sia esaudito. Sono state brave, hanno fatto un buon lavoro difensivo, grande concentrazione, grande attenzione. È un po' peccato che adesso, domani se ne vanno tutte per la nazionale. Devo dire che queste finestre della FIBA sono una cosa brutale per le giocatrici. Partono da qui, domani mattina alle 6 volano, al pomeriggio si allenano. Credo che bisognerebbe davvero ripensare qualcosa perché non è possibile trattare delle atlete in questa maniera qui, sembrano pacchi postali. È veramente molto molto difficile, grande rischio di infortuni, si è visto quello che è successo a Santucci. Grazie coach e complimenti ancora. Grazie a voi.